10 giugno del 1848, dalla stazione Leopolda, che prendeva il nome dal Granduca di Toscana Leopoldo II, partiva il primo treno che inaugurava, almeno da Firenze a Empoli, il tratto di una linea ferroviaria che dal 1844 era partita da Livorno, arrivando a Pisa, Pontedera, Empoli, e si inaugurava il tratto che avrebbe definito la Firenze-Pisa-Livorno. Iniziava l'epoca dei grandi trasporti ferroviari. È vero, la Toscana non fu la prima regione a mettere sulle rotaie un treno. Il primo treno è sulla Napoli-Portici. La Toscana fu la seconda, ma quando arrivammo all'Unità d'Italia nel 1861, la rete più lunga su ferrovia era proprio quella che aveva messo in campo la Toscana. Tant'è vero che la stazione Leopolda era già stata dismessa. Il 15 settembre 1860 aveva già avuto sede la prima esposizione italiana, era già un po' l'espositivo, come oggi magari è rinnovato in tutte le manifestazioni di Pitti e varie che in quella stazione ci fanno questo. Oggi noi facciamo un'altra cosa, inauguriamo il primo treno blues che corre su una ferrovia in Italia. È il modo con cui la Toscana intende modernizzare, innovare. Io ringrazio l'ingegner Corradi e tutti i suoi collaboratori, a partire dalla dottoressa De Filippis, perché ci hanno consentito stamani di presentare il nuovo treno blues in Piazza della Repubblica a Firenze. E è una presentazione che avviene per tutta Italia, perché di 110 treni blues che noi avremo in Italia, 44 saranno in Toscana. E quindi ecco giusta questa presentazione, che dà il senso della qualità da un punto di vista del design, da un punto di vista dell'accoglienza all'interno delle carrozze, da un punto di vista della sicurezza, da un punto di vista ambientale. Perché sul piano ambientale questo è un treno che va da un lato a batteria, dall'altro con i pantografi elettrico, dall'altro anche diesel, quindi è un treno ibrido di nuova generazione. Proprio per questo è importante questa sperimentazione da Firenze Rifredi a Prato. E io, come descrisse Carlo Lorenzini nel celebre libro Da Firenze a Livorno su un treno a vapore, saluto dal finestrino.